giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri eurolistini, prezzi di mille dei venditori. Risultato negativo a Milano per tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore tecnologia, meno 3,87%. Sul mercato valutario, sessione debole per l'euro-dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,44%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati prezzi al consumo su base annuale, pari a 6,8%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle richieste del sussidio di disoccupazione, che del Philly Fed. Si attende un avvio negativo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 11.335,5 punti.